piaci? Purtroppo no. Allora, forse ti largo qui. Va bene così. Allora, ancora un applauso per Alessandro. Perché al di là che ci ha spiegato l'empatia e quanto conta l'empatia in un personaggio, quindi non ci ha spiegato solo la tecnica, anche se qualcosa gli chiederemo, ce l'ha raccontata in un modo che con i rumori, con i suoni, con qualche parolaccia che... Scusatemi. Diciamo in un evento fatto per le scuole, però va bene, erano delle parolacce che noi belli peggio ne usiamo e ne usate, lo sappiamo. E ho dimenticato di dire una cosa, che c'è anche lo IED come scuola oggi presente. Ma insomma, poi è straordinario perché io nella mia, come dire, anzianità ho appena scoperto anch'io questa forma di selfie review che fanno i ragazzi, che è, devo dire, ti incanti quando la vedono. Sì, se sei fortunato che quello che fai gli piace, sì. Però devi dire che è una cosa più sfaticata, per dire, invece di scrivere qualcosa, mi guardi mentre io ho delle reazioni e basta. Allora, io facendo un laboratorio di critica e facendogli scrivere questo momento, adesso non pensate che ce la caviamo con questo selfie con la videocamera. Comunque è sempre, o con la videocamera, è sempre interessante. No, io ti volevo chiedere, vabbè, tu ci hai raccontato proprio con i rumori, con tutto. Questa è una tecnica che usate anche mentre lavorate con il tuo team? E quanti siete? Perché? Beh, dipende di che mestiere parli. Cioè, il film è fatto da migliaia di persone, 600-700 persone, ma il dipartimento che quello che si chiama dipartimento della storia, della storia, varia. Se un film fa con calma puoi fare solo in 4 persone, se un film deve fare un po' più di fretta sono fino a 14, così. E sì, si chiama storyboard, che sarebbe in animazione il passaggio tra il concetto di script e l'esecuzione del film. E sì, naturalmente quando facciamo i disegnini così rough e quando li presentiamo facciamo tutto a voce, ricreiamo il film, la scena a voce. Tra l'altro mi scuso perché farlo in italiano faccio molta fatica, ma di solito in inglese riesco a fare tutto il film a memoria. Ed è molto importante perché soprattutto il vero mestiere nostro è anche spesso di lavorare con gente che non è proprio dei registi, spesso i capi dello studio o quelli che si chiamano executive, sono gente che magari non è così comfortable con il linguaggio cinematografico, quindi devi fare quello che puoi per far sì che il film sembri, anche se sono disegni molto rough, che sia già quasi finito, così che loro abbiano un senso di quale, di come sarà la scena alla fine, per darti dei commenti e darti le note. Quando tu hai fatto, dici, disegni, ti sei scusato più volte inutilmente perché noi ci divertivamo comunque, dicendo sono dei disegni sporchi, sono dei disegni orribili, eccetera. Però da quel momento del tuo disegno orribile alla realizzazione finale, quanti passaggi ci sono? Cosa succede con il tuo disegno orribile? Uno lo prende e chi lo prende? Ma prima di tutto il mio disegno orribile spesso viene cambiato, rifatto, perché la differenza del cinema del vero, in cui tu puoi andare sul set, fai le prove con gli attori, trovi l'angolo dove mettere la telecamera, in animazione devi preparare tutto dall'inizio, e quindi quando fai una prova così, poi cominci a pensare, ok, benissimo, però se cambiamo la frase del personaggio, questa scena non funziona, troppo emotiva, bisogna farla più comoda, lo ridisegni, poi quando ti accorgi, ok, la location, il set, il posto dove fare la scena è cambiato, usiamo questa altra location, lo ridisegni, quindi è un procedimento di continua ripetizione finché trovi la narrativa e l'emotività della scena perfetta. A quel punto vai in un dipartimento che si chiama layout, che sarebbe, noi abbiamo praticamente il set virtuale del film, tutto ad esempio il villaggio di Panda, che esiste nel computer, e loro ricreano le nostre camere d'angolo, angolo di in italiano non lo ricordo, l'angolatura, grazie, le ricreano con una telecamera virtuale. Noi addirittura in DreamWorks abbiamo uno spazio grande come questo, con dei sensori, io come regista ogni tanto prendo una telecamera in mano, dove attraverso la telecamera vedo il set del film e ricreiamo la narrativa dello storyboard nello spazio digitale virtuale. Da lì, vabbè, poi nel frattempo noi registriamo gli attori per creare la performance dei personaggi, e da lì, una volta creata la scena nella realtà virtuale e la performance degli attori, va dagli animatori che creano il movimento e la vera performance del personaggio stesso. Io, se non voglio rubare spazio alle domande del pubblico eventuale, io posso andare avanti
con molte domande, ma se ne avete già, beh, è una domanda quella? No, ah sì, no, perché io vedo solo il telefonino, scusa. Va bene, possiamo cominciare a tentare se ci sono. C'è una domanda là, chi c'è un microfono in sala? Eccoci, sta arrivando. Salve, volevo sapere come è funzionata la coproduzione con la Cina e la codirezione, cosa ha fatto in America, cosa è stato fatto in Cina e secondo lei cosa ha dato in più a livello tecnico la collaborazione con la Cina a questo film? A tecnico sinceramente non tanto, ma a livello di autenticità ha dato moltissimo. La collaborazione è nata dal fatto che noi abbiamo fatto il Panda 1 e la Cina, non so dirti chi, la Cina ci ha risposto in un tono per dire siete a Hollywood, avete fatto un film cinese che a noi piace tantissimo, come possiamo lavorare assieme, come possiamo fare una collaborazione? E da allora abbiamo col tempo aperto una filiale, si può dire, a Pechino, dove molti artisti locali e cinesi hanno cominciato a lavorare sul nostro film. E la cosa comodissima di quello è che mentre nei primi Panda gli artisti si inventavano cose sperando fossero cinesi, sperando fossero corrette, con questi artisti semplicemente ne abbiamo fatto a loro. Ad esempio nel film c'è la ragazza panda che aveva questo vestito rosso che avete visto nelle prime versioni di quel vestito, loro ci hanno detto no, questa era dinastia sbagliata, naturalmente che cavolo ne sappiamo, quindi semplicemente ci ha aiutato nella verosimilità e nel realismo, nell'autenticità della cosa, dell'aspetto cinese del film. Per quanto riguarda la collaborazione, sì, tutto per parte si basava su quello. Ma non avete fatto una versione più cinese? Come scusami, certo, c'è stata, poi dal essere stata una coproduzione, invece di fare semplicemente un doppiaggio per la Cina, gli animatori hanno rianimato la performance dei personaggi, i labiali, i movimenti, basandosi sugli attori in Mandarin, come si chiama la lingua cinese qui? Mandarino. Come l'arancio? Sì, come l'arancio, okay. Che era mandarino. Mandarino. Quindi l'altra coproduzione è stata sì, che la versione mandarino del film è stata completamente autentica, compresi i labiali e i lip sync dei personaggi. Ci sono... sì? C'è una domanda qui. Sentiamo, dai. A voi il microfono. Sentiamo, dimmi. Se no te lo do io. Se no andiamo alla Buongiorno, io no, più che altro una considerazione sul terzo film. Volevo sapere se lei, il regista, era d'accordo. La famiglia qui... un elemento fondamentale e importante, e però non c'è la classica famiglia, ma è una famiglia allargata che poi si è costruito anno dopo anno col padre adottivo e poi con quello biologico. Ecco, una considerazione sull'importanza di questa famiglia allargata e moderna che fa da legame al film. Grazie. Grazie. Sì, prima di tutto una domanda che viene sempre spesso dal motivo come mai, precedenza della tua domanda, come mai la mamma muore sempre nei film di animazione? Che è una cosa che è vera, moltissimi film di animazione, se c'è un personaggio orfano è sempre la madre che rispetta. La risposta che noi diamo, che come regista ti posso dire che è vera, è che se c'è la mamma tutto andrà bene, non c'è senso di tensione, perché c'è il figlio, la mamma rimane lì, la mamma aiuta, la mamma non ti preoccupare, andrebbe, magari poi diventava un avvocato molto di successo se c'era la mamma. Invece se c'è un padre, oddio, ce la fanno? Resistono? Che cosa succede? Gli dà da mangiare? Che è un po' un insulto a noi uomini, però al tempo stesso c'è più opportunità per una premessa comica. Questo in generale nel cinema di animazione. Per quanto riguarda sì, i due padri, era una cosa che noi eravamo contentissimi di fare perché era un argomento molto topico, si dice qui in italiano? Sì, di attualità, esatto. Perché appunto se ne parla molto. Poi noi lavorando con Angelina Jolie, lei è una che ha molto a cuore il concetto di adozione, come puoi immaginare, perché molti figli adottivi lei. Angelina Jolie in originale la voce sì, della tigre. Sì, scusa, certo. E, infatti la nostra storia si basava molto sul fatto cosa succederà con due padri e che la dinamicità... Ed è stata una delle cose più difficili del film, perché Poe lo amiamo, la generazione la sappiamo fare, ma come affrontare un discorso di due padri? E la cosa che infatti era molto difficile per noi, perché alla fine volevamo avere tensione tra loro due, ma non sapevamo come risolverla. E alla fine c'è stata questa idea di far sì che sia il padre Anatra, che è quella che alla fine... che era quello che si era più, forse, perché mi sembra dimenticando l'italiano, forse più scontroso, forse più resistente all'idea di accettare l'altro padre, invece lui è quello che alla fine lo invita, dicendo semplicemente, letteralmente, può ha bisogno di tutti e due i suoi padri. È stata una cosa molto difficile, però devo dire, in America è già un
un argomento più avanzato. Qui in Italia ho scoperto recentemente che è una cosa molto attuale, un po' più retrograda, questo paese di Spence. Infatti io quando ho visto una settimana fa il film per prepararmi, quando è arrivato il momento di tutti i panda hanno bisogno di due padri, dei loro due padri, essendo in Italia, come sapete, un dibattito molto cruciale, soprattutto una settimana fa, adesso si è in parte risolto, devo dire, suona molto forte in un film comunque d'animazione. Due cose a questo proposito volevo chiedere. La prima è vero che c'è qualcosa di molto autobiografico che è successo con tuo padre, che è messo nella scena del... Così dice il pressbook, non me lo sono inventato io. Ah sì? Sì. Ma sicuramente il fatto che il padre che gli dà le cornate a lui, quello lo faceva sempre mio padre anche per svegliarmi, si buttava nel letto, quindi la fisicità del personaggio sicuramente viene da mio padre. Quello sicuro, sì. Nella storia no, perché io grazie al cielo c'ho la mamma, quindi... No, nella storia dell'armatura, del gioco, sì, quello sì, quello sicuramente. Con la motocicletta c'era sì, qualcosa. Sì, sì. La motocicletta non me la ricordo, no? la cosa adesso poi rileggi il pressbook e capisci cosa hai detto. Oddio, devo vederlo anch'io, non so. Dici che c'è stata una sorta di sfida con tuo padre con le motociclette e lì hai capito che dovevi diventare grande. Porca miseria, non me lo ricordo, devo leggere anch'io. Mi scuso col padre, ma l'ha detto lui nel pressbook. No, e la seconda cosa era appunto, abbiamo detto questa cosa della famiglia allargata, ecco, come mai pensi, come spieghi tu il successo attuale dell'animazione e come è diventata, e il fatto che sia diventato così grande cinema, cioè che sia abbia avuto, cioè, una volta era Disney, no, lo sappiamo, era il Natale, erano i bambini, eccetera, come mai ha assunto questo peso diverso, per cui anche per noi è cinema e anche cinema per la critica, naturalmente lascia perdere il box office che ormai è dominato dai grandi cartoni, ma insomma è un genere adulto è diventato. Sì. Cos'è successo? Ma a livello intellettuale io penso che la cosa bella dell'animazione, come si dimostra anche dalle domande che si vengono poste, è il fatto che ancora mentre uno guarda il cinema davvero può intuire come è fatto, anche se poi la tecnica dietro le quinte è più difficile. Ma c'è una lezione che ha ancora molta magia, c'è molta gente che non ha idea di come va fatto. Vedono un panda che cammina, che corre, che parla e nessuno ha idea di come funziona questa cosa. E quindi penso che quella sia ancora una cosa che attrae molte persone. E perché sai, mentre il cinema è davvero un'estetica che si basa sulla trasformazione, c'è un attore, una persona che diventa un'altra, una location, un set, un posto che diventa un altro, l'animazione è pura, pura, pura creazione, perché qualsiasi cosa uno vede deve essere creata da nulla. Anche se vedi un albero nello sfondo, o un palazzo, o una macchinina, l'occhio di un personaggio sullo sfondo deve essere creata da qualcuno, da nulla. E quello per me è ancora molta magia, anche io che sono uno che ormai lo fa da così tanto, è ancora molto magico come concetto. Poi sinceramente quello che è cambiato nel cinema d'azione recentemente è il fatto che abbiamo abbandonato la sciocchezza e la semplicità delle storie per affrontare concetti che sono infatti molto più adulti, perché la scena in cui il padre parla della bandra morta o i due padri provano a parlare che ha bisogno di noi due, non è che è un film di animazione se tu immagini negli anni 70-80, è un film che adesso potrebbe essere un film live action. Quindi semplicemente quello che sta succedendo nel cinema è che il cinema davvero si sta allargando verso l'animazione, quando vedi un film come Avatar, probabilmente un film di animazione, mentre il film di animazione si sta allargando verso il cinema davvero quando si parla di contenuti, di recitazione e livello di emotività e drammaticità delle scene. Grazie. Ci sono domande? Eccone una. Là. Domande sono tutte di là. Un po' di mani alzate là in fondo. Sì. Allora, quanti sei? Ah, sopra, però noi sopra abbiamo... Se urlate vi sentiamo. Se urlate vi sentiamo. Adesso ne facciamo una e poi vi facciamo urlare. Okay. Oppure vengo con... C'è qualcuno che possa dire con un microfono? È troppo complesso? Urla, sentiamo. Scusa, dimmi. Allora... Una domanda, ma... Il CD esce? Il CD? Il disco? Il film? Il CD? Non sai che non so cosa sia. Che cosa vuoi dire? Il DVD. E non capisco la domanda. Qual è la domanda? Dici? Ma DVD esce? Quando esce il DVD? Ah, non lo so, mi spiace. Ciao, è il DVD. Aspetta
aspetta che penso, esca al cinema. Sì, ed è ancora non uscito al cinema, quindi non te lo so proprio dire, mi spiace. Allora, ragazzi, io ho troppe domande da gestire, perché... Chi la vuole? Cosa? Là in fondo c'è una domanda. Vuoi provare a urlare, se no te lo passo. Ragazzi, il film esce il 17 marzo, comunque ve lo dico, tanto perché... Merito ci sono anche anteprime del 12 o 13 in qualche sala in giro per l'Italia. Allora, perché gli è venuta l'idea di fare il film Kung Fu Panda 3 e perché gli ha dato questo nome? Perché era 3. Perché 3 invece che cosa? Come mai ti è venuta l'idea di fare il terzo, la terza serie? Anche io aggiungo, ce ne saranno 4? Non lo so se c'è 4. Il motivo semplicemente perché i fan hanno chiesto un altro film. Sai, noi alla fine i film li facciamo sperando che hanno successo, sperando che la gente piaccia. Se non piacciono non ne chiedono altri, se piace ne chiedono ancora. E abbiamo avuto la fortuna di creare un personaggio che la gente voglia rivedere ancora. E quindi hanno chiesto di inventarci un'altra storia per fare il terzo. E per il quarto, no, noi di solito per riuscire a far sì che un film funzioni, io questo l'ho fatto pensando sia la fine della trilogia. Poi, se succede che il pubblico piace moltissimo e ne chiedono un altro, magari succederà. Io non ne so niente di quello. Ma ti è piaciuto? Sì. Ah, ecco. Quindi ne vuoi un quarto? Sì. Ah. È impegnato Carloni. Forza, adesso fatemi una domanda. Dove siete? Dai, sopra, urlate, urlate, vi sentiamo. Sopra, sentiamo, sì. C'è il microfono. Sì, vi sentiamo, urla, urla. Dai, vai, forza. Da dove venite? Io volevo chiedere, ma dal punto di vista, cioè, del marketing, prendete, cioè, oltre alla regia che è un po' lunga, ma cioè, si aspetta per fare un nuovo film solo per la regia oppure anche per far tipo sfogare quello prima, cioè nel senso nel vendere i CD, vendere i pazienti. Abbiamo capito, vuol dire se si lascia sfogare l'effetto del primo, del precedente. Ma sai che la mia esperienza è che non ci sono dei veri parametri, ogni film cambia, ad esempio la Pixar ha fatto Toy Story dopo 8 anni dal primo film, solo perché non l'avevano fatto, e poi ci sono altri film tipo Dragon 2, a noi ci hanno chiesto di... Quello che abbiamo fatto vedere non era neanche uscito nel cinema, il Dragon 1, era una cosa che avevamo cominciato a sviluppare sapendo di volerne fare un altro. Quindi dipende molto, non da noi registi, dipende dagli studi, da che idee hanno, se pensano di voler creare un franchise, che sarebbe una serie di film già da un concetto, o se non c'è nessuna idea, vediamo che recensioni ci sono, e poi se la gente di solito ogni tanto chiede un seguito, quindi purtroppo non ti so dire una risposta precisa. Però forse è interessante magari capire se... Mentre lavorate voi artisti sul piano artistico al film, lavorate anche con tutti i settori di marketing, cioè se un prodotto di questo tipo in qualche modo condiziona o deve interfacciarti col marketing? Ogni tanto ci sforziamo a avere idee che possano funzionare anche per vendere. Ci sono ogni tanto, ad esempio, io mentre stavo finendo il montaggio sonoro del film, c'era un mio collega che aveva lavorato sul film che già dirigeva delle scene, tipo ha fatto una pubblicità per la Panda, che l'avevo proprio animata lì in DreamWorks. Però la fortuna è che ci sono storie orribili di marketing che dicono mettete questa idea così che non possiamo vendere un giocattolo, mettete questa cosa. A noi grazie al cielo non ce l'hanno mai fatta. Fare, però sappiamo che ogni tanto può succedere quello, però no, non è successo. Sì, allora lì c'è una domanda. Ragazzi, ecco, mentre alzate le braccia per delle domande, abbassate un attimo il vostro rumore di fondo così noi sentiamo meglio, dai. Pronto? Pronto, sì. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di My Generation Web. Volevo chiedere a signor Carloni, uno, qual è la prossima storia? Quale personaggio le piacerebbe raccontare? Dice che è molto importante non tanto la storia ma il personaggio. Quale personaggio nuovo ha in mente di regalarci? E poi come è arrivato alla Dreambox? Come il suo percorso professionale per tanti ragazzi vorrebbero arrivare? Così ci può dire una chicca? Come è il primo passo per arrivare dove è arrivato lei? Grazie. Dunque, il mio primo passo, andando in quest'ordine,
sinceramente io non ho mai studiato animazione o cinema, io studiavo, ho fatto un po' un liceo artistico, però io ero convinto di diventare un musicista o scrittore. E pian pianino mi sono avvicinato all'animazione semplicemente lavorando. Io a 17 anni, 18 anni ho cominciato a lavorare. Io ho lavorato in uno studio in Germania di animazione, poi mi sono spostato e ho lavorato per altri studi, anche dalla Germania un po' per la Danimarca, per l'Inghilterra. Il mestiere l'ho imparato lavorando proprio. Poi il motivo per cui sono arrivato in DreamWorks, avevo fatto insieme a un altro italiano, tra l'altro Gabriele Pennacchioli, abbiamo fatto un cortometraggio assieme che era la storia di un piccolo squalo. E ai tempi la DreamWorks stava sviluppando un film sott'acqua e abbiamo semplicemente fatto vedere questo film, mi hanno offerto un lavoro. Poi ho diretto qualche video musicale anche in America, quindi un po' lavorando qua e là nella narrativa e nel cinema in generale. Quindi la mia formazione è puramente sul lavoro. Io sinceramente questo lo darei anche come suggerimento alla gente, che se avete delle scuole buone voi siete fortunatissimi, dovete studiarle e approfittare di queste scuole, ma al tempo stesso, invece di aspettare fino a che sia tardi, provare anche a fare esperienze sul posto di lavoro, perché è una cosa che io veramente quando assumo anche le persone per i miei film, non è che io ascolto o vedo semplicemente che livello di talento hanno, io vedo se lavorano bene con gli altri, perché molto spesso ho scelto persone meno di talento, ma che hanno esperienze collaborative, perché intanto mi arrivano dei portfolio della gente che sono veramente dei geni dell'arte, del disegno, dello storyboard, ma che scopro che hanno passato la vita a casa a disegnare, o chiusi in camera a disegnare, e purtroppo quelle persone non possono lavorare sul film, perché il film, più di qualsiasi altra cosa su cui ho fatto, è un'esperienza puramente collaborativa. Si deve essere in stanze piene di persone a discutere, a parlare, e un talento e un genio che non sa lavorare con gli altri purtroppo è meno utile a una persona come me che una persona brava, relativamente brava, ma molto collaborativa. E per quanto riguarda la prossima storia, ho quattro progetti che stanno in qualche modo formandosi. Io la cosa che saprò che continuerò a fare, come ho fatto con Panda, con Po e come ho fatto con Hiccup e Toothless, che non so come si chiama in italiano, Drago e il bambino. Hiccup. Si chiama Hiccup? Comunque, vabbè. Quei personaggi lì è sempre una sfida, che quei personaggi è quello che in America si chiamano un po' i losers, che sarebbero gli sfigati, perché io credo molto non soltanto nell'empatia, ma anche nel potersi relazionare. E molto spesso in America succede che la gente pensa che il pubblico si deve relazionare ai figli, alla gente cool. Invece quella per me è una idealizzazione, mentre io molto credo nella relazionazione contro gli sfigati, i ragazzi più semplici. Quindi io continuerò a fare storie di questo tipo di personaggio, come Hiccup e Toothless e Po. Però specificamente che del progetto non posso parlare, prima tuttora, mi spiace. Però puoi confermare che vorresti fare un film con Benigni? Sì, questa storia va in giro, che mi piacerebbe molto, sì. Ma in giro perché l'hai detta tu, quindi non è che va in giro per me. Sì, un po' più in sogno, più che altro. Quindi sarebbe un film live, no? Sì, certo. Allora, io tengo per una domanda. Concentratevi bene. Ma in fondo, dai, che tanto che alzano le mani. Sì. Ce ne sono troppe di mani alzate, quindi no, una la dobbiamo scegliere. Ah, c'è una guada per chi deve parlare. E cos'è? Allora, fate parlare quella selezionata dal pubblico, non so. Che altro c'è? Qualcun altro? È un microfono? Ragazzi. Dai, inizio, ti sento. Ragazzi, arriva lui. Ci vedete troppo nel fondo, chiede lui. Come fanno i personaggi a muoversi? C'è una questione di computer o c'è una griglia di movimento? Ha vinto lui, hai visto? I personaggi si muovono grazie appunto dei software che usiamo. Nel computer ci sono i modelli che sono semplicemente dei manichini, dove un dipartimento che si chiama Rigging mette uno scheletro dentro animabile. E recentemente la DreamWorks ha inventato un software dove abbiamo dei schermi con una penna che si può toccare lo schermo e semplicemente noi tocchiamo il personaggio vero e proprio, ovvero prendiamo la guancia, gli atterriamo su, prendiamo un occhio, glielo chiudiamo, prendiamo un braccio, glielo alziamo e per ogni frame creiamo una posa, ovvero facciamo questa posa, quest'altra posa, finché viene il movimento.
Questo succede nei tempi dell'animazione disegnata, ogni frame doveva essere fatto a mano, mentre fotogramma, scusa. Il computer, quello che ci aiuta è che fai conto su 24 fotogrammi al secondo, un animatore può farne 7 magari di pose e il computer aiuta il movimento nel mezzo. E quindi più o meno la tecnica è ancora molto molto laboriosa, perché ci sono film che usano una cosa che si chiama motion capture, che sarebbe degli attori con dei sensori che si muovono e si traduce nell'animazione. Ma l'animazione vera e propria, tra l'altro l'Academy Awards, che è quella degli Oscar, ha definito che cos'è l'animazione, e deve essere fatta creando il movimento fotogramma per fotogramma. E noi usiamo questo sistema semplicemente toccando il personaggio vero e proprio sullo schermo. Allora, noi... bisogna chiudere, mi fai segno? Ragazzi, vediamo se riusciamo. Dateci un'idea, e a me dicono che bisogna chiudere. Che cosa... Vabbè, fate un applauso a Carloni, va. Thank you.